premessa, il testo, quell'opuscolo, spero che alcuni di voi abbiano letto, è la traduzione di un lavoro che ho fatto in inglese 2 anni fa circa, ed era stato scritto, ed è stato scritto, per un pubblico di accademici. Quindi ho preso per scontati alcuni, anzi più di uno, concetti, e per questo l'opuscolo mi dicono che è di difficile assorbimento. Sulla base di questa cosa io ho scritto un'analisi marxista di internet, ma una sintesi esplicativa di alcuni concetti e alcune informazioni supplementari. Siccome il tempo stringe, io salterò una parte della mia presentazione perché può essere letta nell'opuscolo. La mia presentazione, tra l'altro, non sostituisce l'opuscolo, ma cerca di orientare e dare un'idea di quello di cui tratto. Il tema è la conoscenza, che cos'è, chi la produce e perché. E questo tema è trattato per due motivi. Prima di tutto, il marxismo è rimasto alla preistoria del suo stesso sviluppo, mentre il marxismo è andato avanti molto più di tutte le altre teorie, di tutti gli altri approcci, per esempio nella teoria delle crisi economiche, e soprattutto anche per quanto riguarda gli aspetti più strettamente teorici, la trasformazione dei valori in prezzi, eccetera, eccetera, è rimasto alla preistoria di quello che avrebbe dovuto essere nel campo della gnoseologia. E quello che farò non è un'opera di filosofia, in ogni caso non una filosofia intrisa di soggettivismo e idealismo. Quello che farò sarà basato sull'impianto teorico marxista, e più specificamente i temi che tratterò sono: il primo, come viene generata la conoscenza, sia individuale che collettiva; secondo, se la produzione di conoscenza generi valore più valore, estremamente importante; terzo, se i lavoratori mentali facciano parte del proletariato; e quarto, se la conoscenza, tutta la conoscenza, abbia un contenuto di classe e quindi contraddittorio. Tra l'altro mi viene in mente una cosa, che una provocazione di Giorgio, che quando il lavoro vivo usa e si appropria della conoscenza insita nei mezzi di produzione, Giorgio, se ho capito bene, tu dici il lavoro vivo si moltiplica, si aumenta, no? Beh, questo in genere non so se sia vero, nel senso che la produzione di conoscenza oggigiorno non è quella che faccio io, Giorgio, a tavolino con penna e matita e carta. La produzione di conoscenza è un'impresa squisitamente capitalista, fatti in grandi aziende per la produzione di conoscenza, o con un sistema che, come tutte le aziende capitaliste, si basa su una divisione del lavoro gerarchicamente organizzata, che va da coloro che hanno delle mansioni di responsabilità e in cui possono sviluppare la loro creatività, seppur nei limiti del capitalismo stesso, fino a coloro che invece sono alla base di questa struttura gerarchica e che vengono espropriati della propria conoscenza. Quindi io farei questa distinzione: il lavoro vivo in alcuni casi viene moltiplicato, aumentato, quello che vuoi. Il lavoro vivo di coloro che invece vengono deprivati della propria conoscenza, perché quella conoscenza viene aumentata, anzi assorbita dai mezzi di produzione, come nei casi del computer. In questo caso io ci andrei lentamente. Quindi una
ulteriore riflessione sulla teoria della conoscenza di Marx ha difficoltà che derivano dallo stato di arretratezza della teoria stessa, più dal fatto che in alcuni tentativi di sviluppare questa teoria nell'ambito del marxismo, come per esempio la teoria della riflessione di Lenin, è stato, secondo me, un passo indietro. Non solo questo, ma ha impedito che l'approccio alla produzione, generazione, consumo, eccetera, della conoscenza marxista sia stato rallentato. Allora, ci sono due errori che sono un grande ostacolo a fare quello che vogliamo fare. Il primo è un errore che è praticamente accettato da chiunque, compresi i marxisti, e che la conoscenza sia immateriale. Se uno invece si basa sui risultati della neurologia, si capisce che invece la conoscenza è ovviamente materiale, perché la produzione della conoscenza avviene attraverso delle connessioni tra i neuroni, le sinapsi, e quando cambiano queste connessioni cambia anche la nostra possibilità di percepire la realtà diversamente. In effetti, siccome queste connessioni cambiano continuamente, la nostra produzione di conoscenza cambia continuamente, non c'è una conoscenza fissa, c'è un continuo sviluppo, anche se questo sviluppo potrebbe essere una ripetizione di quello che già sappiamo. Quindi le sinapsi rendono possibili le percezioni del mondo materiale, e siccome esse sono materiali, anche il prodotto, la conoscenza, è materiale. Che sia intangibile non vuol dire nulla. Anche l'energia elettrica, se non tocchi qualcosa caricato di corrente elettrica, non la vedi, è intangibile, eppure è qualcosa di materiale. Se l'elettricità e i suoi effetti sono materiali, perché l'attività elettrica, diciamo, del cervello e il suo prodotto, la conoscenza, non potrebbe essere materiale? Secondo me basta pensarci un attimo per pensare come sia irrazionale l'idea che le idee, i sogni, la conoscenza in qualsiasi forma sia immateriale. Ora, se la conoscenza è materiale, la dicotomia non è più tra realtà mentale e materiale, tutto è materiale. Quindi la dicotomia è tra realtà oggettiva e realtà conoscitiva. Questo è il punto di vista materialista. Il materialismo non è assumere che c'è un mondo delle idee e un mondo materiale, che ci sia una divisione tra questi due, praticamente non si può, mi mancano le parole. Inconciliabile. Perché il presupposto stesso che ci sia una realtà non materiale parla di idealismo. È vero che nei testi classici marxisti si dice che il materialismo è la prevalenza della materia sulle idee e l'idealismo è l'opposto. Ma il fatto stesso che tu supponi che ci sia qualcosa di non materiale parla già un indice di un pensiero idealista. Quindi la nozione marxista, secondo me, è che la realtà è materiale, in qualsiasi suo aspetto. Questa non è soltanto una questione di filosofia, di teoria della conoscenza, ha anche delle ramificazioni molto importanti in altri campi. Per esempio, nel campo dell'economia, se la conoscenza fosse immateriale, come potrebbe essa produrre
qualcosa di materiale, per esempio il valore plus valore. In effetti, la produzione di conoscenza è anche produzione di valore plus valore date certe condizioni, per esempio che i produttori di conoscenza lavorino per il capitale, ma anche altre cose. Questo è il primo errore. Il secondo errore è che i marxisti non hanno modellato una teoria del processo conoscitivo sulle orme di Marx. Sulle orme di Marx vuol dire che Giorgio ha scritto la classica formula di Marx nel primo volume del Capitale, in cui c'è come Giorgio ha spiegato, il capitalista investe D, che sarebbe una certa somma di capitale, compra forza lavoro e mezzi di produzione, li combina o li fa combinare, il prodotto è P, il prodotto viene venduto per una somma di denaro maggiore di quella investita, e per questo c'è D primo, ecco. E la differenza tra D e D primo è il profitto. È una delle massime scoperte di Marx, è che quell'accento, quel di primo, quella differenza tra capitale investito e capitale ricavato attraverso la vendita dei prodotti non è nient'altro che lavoro vivo estorto gratis dai lavoratori. Ora, si accetta comunemente che questa formula si riferisca a quello che in genere si chiama un lavoro materiale e che invece io definisco oggettivo, mentre questa formula si può adattare al lavoro mentale, mutatis mutandis. Prima di fare questo bisogna introdurre una nuova nozione. Tutti i processi lavorativi sono combinazioni di trasformazioni, e le trasformazioni possono essere oggettive se riguardano la realtà al di fuori di noi, o soggettive se riguardano la nostra conoscenza, quindi la conoscenza di quella realtà oggettiva e anche i mutamenti nella nostra conoscenza di quella realtà. Quei processi lavorativi sono fondamentalmente delle trasformazioni, e le trasformazioni sono i mattoni, gli elementi di base dei processi lavorativi. Tralascio l'analisi dei processi delle trasformazioni oggettive e di quelle mentali e vado avanti. Queste le troverete nell'opuscolo, vai avanti per favore. Anche queste, e veniamo al punto che tutti i processi lavorativi sono una combinazione di trasformazioni mentali e oggettive, ma non è soltanto una combinazione, è una combinazione dialettica in cui ci sono gli elementi determinanti e quelli determinanti. Nel processo lavorativo oggettivo sono le trasformazioni oggettive che determinano quelle mentali, e viceversa, nei processi lavorativi mentali sono le trasformazioni mentali che determinano quelle oggettive. Sul significato di determinazione non posso soffermarmi, perché lo troverete nell'opuscolo. Qui vado velocemente, altrimenti non abbiamo più tempo, no? Per finire, la generazione di conoscenza nel sistema capitalista è una variazione della prima formula che ha scritto Giorgio, il professor Gattei. Cioè, un capitalista investe del denaro in un processo lavorativo che ha due aspetti, sempre due aspetti, le trasformazioni oggettive e quelle mentali. Investe allora quel denaro in un processo lavorativo in cui le trasformazioni mentali
determinano quelle oggettive, quindi TM e TTM. Quella freccia vuol dire determinazione. Il risultato è una nuova conoscenza, non è un paio di scarpe, è una nuova conoscenza. Vendendo questa nuova conoscenza, il capitalista ricava una somma di denaro maggiore di quella investita inizialmente. Mi seguite fin qua oppure state crollando? Andiamo avanti. Poi c'è il criterio per determinare quando le trasformazioni. Se puoi avvicinare il microfono, così ti sentono anche da in fondo. Più vicino di così è difficile. Magari parlare proprio nel microfono, se lo si riesce a drizzare. Se questo fosse il telefonino del professor Gattei, potrei ingerirlo. Ci arriveremo. Si può provare a drizzare. Così va bene? Prova a drizzare. Proprio quello. Va bene così? Come faceva con il tagli? Allora, la prima conclusione, secondo me, di grande importanza da questo tipo di analisi è che nel capitalismo i lavoratori mentali fanno parte del proletariato, a differenza di tantissime teorie campatinali per cui i lavoratori mentali non farebbero parte del proletariato, non produrrebbero prodotti materiali, eccetera, eccetera. E perché fanno parte del proletariato? Perché non posseggono i mezzi di produzione e devono vendere la propria forza lavoro. Non posseggono i mezzi di produzione materiali, per esempio i computer con cui lavorano, perché appartengono al capitale, ma non posseggono neanche i mezzi di produzione mentali, perché la conoscenza che loro usano è insita nella loro forza lavoro. Però devono produrre un certo tipo di conoscenza, devono produrla per un certo tipo di agenti economici e in un certo modo. Quindi è l'uso della loro conoscenza, l'uso in effetti della loro forza lavoro, che denota la proprietà dei mezzi di produzione che non è più loro ma del capitale. In altre parole, sono i capitalisti che determinano quale conoscenza produrre, per chi e come. Come dicevo prima, in questa struttura altamente gerarchizzata. Il secondo punto è che loro sono produttivi, proprio perché dicevo, nel senso che non posseggono i mezzi di produzione, devono vendere la loro forza lavoro e trasformano i mezzi di produzione e la conoscenza in una nuova conoscenza. Quando si producono scarpe, il lavoratore mentale e i materiali producono scarpe, quelle scarpe sono per definizione diverse dagli input. Nel campo della conoscenza uno potrebbe dire la conoscenza che entra nel processo lavorativo come input e quella che esce dal processo lavorativo come output potrebbero essere le stesse perché è sempre conoscenza. No, perché quella conoscenza ha un diverso valore d'uso quando è un input e quando è un output. Quella distinzione di mano tra valore e valore d'uso. E qual è il valore d'uso della conoscenza? È l'uso a cui essa si presta.